Entriamo a capofitto nelle tematiche di mercato e lo facciamo prima di tutto andando ad ascoltare le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Perché? Perché parla di Mauro Icardi, parla di Skriniar, di Miranda, i casi un po' spinosi se così vogliamo. Poi in realtà andremo anche a Madrid, perché ha parlato il Ciolo a proposito di mercato dell'Inter. Intanto Luciano Spalletti. Per quanto riguarda Miranda, secondo me è sempre un problema di quello che si sente dire e di quello che si riesce a raccattare con le amicizie che si hanno. Quelli che fanno uscire le cose indeboliscono l'Inter. E se Miranda ha detto così, l'ha detta a qualcun altro. A me non me l'ha detto. Ma subentrano altre dinamiche, perché poi bisogna andare a creare un equilibrio con quello che è il trattamento che usi verso alcuni calciatori, ecco. Grosso modo parte poi il campionissimo, che viene riconosciuto da tutti i campionissimi, perché ce ne vuole più di uno, dei calciatori che hanno una grande personalità e una grande qualità in una squadra forte. Però non ce la fanno, nel senso, nessuno ha i soldi per pagare Skriniar, perché Skriniar rimane qui. Per cui è fuori prezzo per tutti. È fuori prezzo per tutti, Milan Skriniar, parole a firma di Luciano Spalletti, che come sempre quando inizia un discorso fai anche un po' fatica a capire quanto realmente in realtà ti voglia dire quello che sta dicendo, Luca. Sì, si potevi fermarti adesso, fa un po' fatica a capire, però... C'era un giallo che nascondeva l'operazione Godin, che adesso fra l'altro ho letto proprio oggi, no? Le dichiarazioni di Simeone, che ha detto: non vedo un Atletico senza Godin, i tifosi sono in subbuglio. Ma al di là di quello che accade all'Atletico Madrid, l'operazione Godin è un'operazione un po' da decriptare nell'Inter, perché tu hai già probabilmente due fra i centrali migliori in assoluto del campionato italiano e non solo, che sono De Vrij e Skriniar, hai comunque come un terzo Miranda, e quindi quel ruolo lì sembrerebbe coperto. Allora, o è un vezzo di Marotta che lo inseguiva da almeno due o tre sessioni, oppure francamente si poteva subdorare la possibilità non soltanto ovviamente della partenza di Miranda, ma anche quella di Skriniar, che avrebbe fatto francamente scalpore, perché se l'Inter decide di tornare finalmente ad essere una competitor della Juventus e più credibile anche del Napoli, dai giocatori come Skriniar deve ricominciare e non liberarsene. Le parole di Spalletti di stasera, se non altro questo punto, lo hanno chiarito, e quindi il tifoso dell'Inter può stare sereno e anche accettare eventualmente un'altra cosa che comunque creerebbe scalpore o comunque stupore, che sarebbe lo sfumare dell'operazione Godin, insomma, che sembrava praticamente fatta. Mauro, come vanno lette? Che lettura diamo a queste parole di Luciano Spalletti? A dire il vero, nessuno ha ipotizzato che Milan Skriniar potesse andare via né adesso né a giugno, a dire il vero. Beh, bisogna un po' capire Spalletti con che modo vuol giocare dietro, perché se vuol giocare con la difesa 4, con due centrali, io non vedo chi possa rimanere fuori tra De Vrij, Skriniar e Godin che arriva. Ed è lo stesso problema che sta vivendo Miranda in questo momento. È ovvio che con la difesa 3 Miranda trova spazio, una difesa a 4 i posti due centrali vanno proprio per distacco a Skriniar e De Vrij, che rappresentano una delle coppie più forti forse addirittura d'Europa in questo momento. Per cui sta Spalletti. Certo, se Spalletti dovesse decidere di varare con continuità la difesa a 3 con i due cursori, che tra l'altro io personalmente vedo meglio in fase spinta Samoa e Versalico rispetto alla posizione canonica di terzini, perché sono classici terzini che non ci sono più, che c'erano una volta, quelli che comunque difendevano prima e poi spingevano. Questi spingono prima e poi difendono, quindi una difesa a 4 hai un qualche problema di squilibrio. Questa Spalletti, ovvio, ripeto, Miranda vuole giocare, e poi soprattutto
se Miranda sente la possibilità di andare a giocare a Roma, una piazza in cui comunque i brasiliani hanno fatto sempre tantissimo, a maggior ragione i difensori centrali, prendiamo un nome su tutti, quello di Aldair, è chiaro che un Miranda titolare nella Roma credo che ci andrebbe comunque di corsa anche subito, al di là di quello che dice Spalletti, degli amici che creano, secondo lui, zizzania. Eh sì, ha parlato di giornalisti al bordo del campo che poi raccontano e parlano dicendo mezze bugie, dette in maniera più semplice. Michele, torno da te però, perché abbiamo preannunciato anche quello che è stato un po' il discorso che ha rincuorato i tifosi dell'Atletico de Madrid, perché il Cholo Simeone si vuol tenere stretto Godin, o perlomeno non immagina un Atletico senza Godin. Esatto, proprio così, già da insomma raffreddare un po' quella che era la pista calda che vedeva il passaggio di Godin in nero-azzurro dall'Atletico Madrid, ci pensa proprio il Cholo Simeone dopo la partita vinta contro il Levante, ha speso parole ovviamente di elogio per il suo centrale di difesa Diego Godin. Lui dice: immagino un Atletico con Diego, perché è un nostro giocatore e noi abbiamo bisogno del nostro capitano. Nelle ultime tre partite poi è stato fantastico, quindi queste le parole di Simeone, che sembra un po' gelare i tifosi interisti sull'approdo del centrale uruguaiano alla corte di Spalletti. Bisognerà capire, perché Luca, adesso l'altra settimana ti avevo chiesto cosa si devono aspettare i tifosi del Milan, no? Proprio in questi studi avevamo fatto un discorso. Adesso però il tifoso dell'Inter ci ha preso gusto, ha assaporato l'idea di avere una retroguardia con Godin anche in più, che sia due, che sia tre, capendo poi come Spalletti vorrà giocare, ma con tre top assoluti in Europa. Sai, oramai, intanto, anche per rispondere un po' a Spalletti, perché poi qualche giornalista ogni tanto seduto davanti a Spalletti potrebbe anche replicare, il mercato è la foresta delle trappole, delle bugie, anche molto spesso in buona fede, alle quali partecipano non soltanto i giornalisti ma soprattutto dirigenti, procuratori, allenatori e giocatori, ognuno tirando l'acqua al suo mulino. Questa è la scoperta dell'acqua calda, quindi non è che se esce, come diceva qualcuno, quando tuona da qualche parte piove. Se continua a uscire la questione di Miranda, come quella di Higuain, come quella di gente che se ne vuole andare, e non la smentiscono gli diretti interessati da due mesi a questa parte, è evidente che sia così. Poi, per quello che riguarda Godin, nel mercato di oggi, oggi il tifoso, che è quello che palpita e soffre di più, perché i dirigenti sono più allenati a questo, deve abituarsi a questo. Cioè, oramai con Totti l'era di Del Piero, di Baresi, di Zanetti, è finita, Buffon, è finita ed è archiviata, non esiste più. Oggi qualunque assegno cinese, arabo, francese, inglese ti può portare via chiunque il giorno dopo, e oltretutto si vanno intensificando anche alcuni mal di pancia che sono inattesi. Ora, la questione Godin, forse mediaticamente, se non dovesse più andare via dall'Atletico, potremmo dire che non è stata mediaticamente gestita alla grande, perché anche l'Inter di solito sono tutti così prudenti. Io avrei detto: no, scusate, aspettate un attimo a fare i festeggiamenti. Mi sorprendeva che l'Atletico si privasse di Godin, perché mentre noi quando lo vediamo in televisione è sempre quello che conosciamo nonostante i 34 anni, ci veniva il sospetto che evidentemente avessero qualche parametro per cui la sua carriera, la sua condizione fisica fossero in calando. Allora ti chiedi perché l'Inter fa un'operazione di questo genere. Poi leggi quello che ha detto oggi Simeone, vista anche le due ultime partite, ne ho viste due sole su tre di Godin, sì. Dico: ma perché questi lo fanno andare via? Cioè, è ancora uno dei più forti d'Europa. Poi ci sarebbe anche un fattore ulteriore, secondo me non secondario: se Godin dovesse andare all'Inter si presenterebbe col cartellino in mano e quindi con uno stipendio molto elevato. E a questo punto ecco che torna il discorso con Skriniar. 34 anni, perché io non credo che Skriniar soprattutto, e anche magari De Vrij, accetterebbero di prendere con... Ed è un po' il discorso che abbiamo fatto anche per Mauro Icardi, perché tutto poi si è innescato in quelle giornate in cui il nome di Godin è uscito forte sui
quotidiani, nei nostri salotti, senza la smentita, come dicevamo qualche istante fa, in realtà, della società sul nome di Godin. In quel momento ovviamente è venuto si è creato poi anche il tram mediatico per il rinnovo contrattuale anche di Mauro Icardi con la richiesta di Vandanara. Dunque anche questo aspetto non è da sottovalutare, perché Godin arriva col suo bagaglio di esperienza e con un ingaggio che vorrà percepire. Secondo me anche con qualche Champions, qualche scudetto, qualche vinto, Coppa del Re. Qualche gol pesante anche all'Italia. Se fosse arrivato Indro Montanelli nella mia redazione, io non avrei mai potuto andare all'editore e dirgli voglio più soldi anch'io. Cioè, non sono, sono nel calcio, c'è questa roba qua. Arriva uno che ha vinto Cristiano Ronaldo, 5 palloni d'oro, ma lo spogliatoio continua a guadagnare quello che guadagna e stanno zitti. Questo qua ha vinto le Coppe dei Campioni, i palloni d'oro, Godin ha vinto anche lui Champions e Scudetti, e si arriva a Skriniar e De Vrij, arrivate al livello di Godin, poi ne riparliamo. Assolutamente, Luca, però Mauro Icardi ha ragione a lamentarsi dei 4,5 che percepisce più bonus? Beh, sai, io darei una gamba per chiaramente per rapportiamoci sempre a quel mondo dorato che si chiama Serie A, mondo del calcio. Naturalmente la destra o la sinistra, ma anche solo per arrivare a un terzo di quello che guadagna. Perché ridi? Perché anch'io poi, proprio sì, gamba destra, sinistra, ah, guarda. No, fermati a quelle due. Sì, sì. Allora, il fatto è che però Icardi e l'Inter hanno un gatto che si morde la coda, cioè l'Inter ha in Icardi il fenomeno della sua squadra, sì, del quale non si può fare a meno se tu costruisci una grande squadra. E Icardi a un certo punto vede, perché il progetto dell'Inter francamente si vede, si sta vedendo la crescita, anche lo sforzo dirigenziale, vede però l'opportunità di andare in qualche piazza dove si vince, dove c'è la possibilità di vincere prima, e allora fa bene a calcare un po' la mano. Bisogna capire se l'Inter ha verificato che Icardi abbia o non abbia il mercato che Vanda dice di avere, le possibilità di andare altrove, però è una situazione in cui è più l'Inter che deve muoversi verso Icardi che viceversa, in tutta sostanza. Oltretutto escono continuamente dichiarazioni d'amore, di fedeltà, di legame, sia da parte di Vanda che di Mauro, e quindi insomma Icardi se la sta giocando bene ed è correttamente. E se la sta giocando anche correttamente, insomma, in un modo, ecco, questo è strano, che sarebbe, mi pare, il quarto rinnovo in 5 anni, però il ferro si batte quando è caldo, e quello di Icardi è caldissimo, molto caldo. Chi è in scadenza contrattuale invece, chi ha giocato il secondo tempo di Team Cup quest'oggi, Michele? Sì, con le parole di Ranocchi, anche lui uomo mercato, sempre un piacere, dice, giocare con questi colori, futuro, dice, sono assolutamente tranquillo, quindi parte dal match vinto contro il Benevento, dice, non era facile anche per l'ambiente, siamo stati bravi, abbiamo impostato la gara come volevamo, dobbiamo essere soddisfatti, sono contento perché giocare per questi colori è sempre un piacere, che sia per un'ora o per un secondo, anche se atleticamente non è facile giocare, dopo che non lo fai da tanto tempo, il nostro è un gruppo forte, dobbiamo dimostrarlo con i fatti, perché a parole è tutto facile, e poi io ho ancora diversi mesi di contratto, poi vedremo con la società il futuro, io sono tranquillo, continuerò a fare ciò che so fino a che ne avrò la possibilità. Icardi, di lui si parla sempre, il capitano e fa tanti gol, è normale che si parli di lui, è tranquillo, però anche lui è abituato a sentire parlare di lui e del suo rinnovo contrattuale. Lautaro invece, i giocatori bravi possono giocare in qualsiasi ruolo, con qualsiasi modulo, lui ha sempre risposto in maniera positiva quando chiamato in causa, come tutti in questo gruppo. Il mercato di gennaio, lui dice, non mi tocca, non c'è niente. Doppietta per Lautaro Martinez. Mauro, si prova a fare le prove generali, scusate il gioco di parole, per Lautaro Martinez? Siamo sempre lì, secondo me Lautaro Martinez e Icardi, per poter giocare assieme, devono lavorare molto di più. Questo è un po', secondo me, ancora l'unico problema che ha Icardi, quello di non essere ancora un centravanti, diciamo, moderno. Icardi è ancora un bomber un po' vecchia maniera, che tende a stare nell'area avversaria, però è migliorato anche sotto questo punto di vista. È evidente che Spalletti sa benissimo, ma credo l'abbia detto anche stasera, che se Lautaro e Icardi vogliono giocare assieme, devono darsi molto più da fare a livello di gioco corale. Va anche detto che
È vero, se la frase di Ranocchi è giusta, se facciamo un salto indietro di un annetto, ricordiamo la fatica che fece l'Inter con il Pordenone, sì. Sono delle gare che comunque ti fanno capire quanto le seconde linee siano comunque affidabili nel caso in cui vengano chiamate. Fa piacere per Ranocchi perché comunque alla fine è un giocatore comunque di livello, iperchiuso. Da difensori comunque più forti di lui, è costretto sempre a giocare con una spada di Damocle sulla testa, che è quella che al minimo errore insomma gli si tirano fuori tutti gli errori precedenti. Indubbiamente è chiaro, anche in questo caso lui si trova vincolato alle situazioni altrui, perché se Miranda va via lui resta, in caso contrario restare per non giocare praticamente mai come ha fatto fino adesso non avrebbe tanto senso per un giocatore che potrebbe fare bene in Italia, ma forse ancora di più in Inghilterra, che credo sia un campionato un po' più adatto alle sue caratteristiche. C'è un'analogia tra i Guarin e Cutrone, e Icardi e Lautaro, no? L'analogia è il fatto che tutte e due sono punte sostanzialmente centrali, sì. E quindi non sono mai coppie bene assortite, perché per quanto si impegnino, cerchino la posizione, i movimenti, la natura di indole li porta a non fare quelli giusti come spalla dell'altro. L'altra è che c'è un modulo di gioco, sia nel Milan che nell'Inter, che non prevede che ci siano due punte, tantomeno due punte centrali. Tanto è vero che il Milan era il terzo attacco del campionato fino al derby, poi ha cominciato a giocare con Cutrone e Higuain e questa via del gol è stata smarrita, non è un caso. E il terzo punto è legato proprio a quest'ultima osservazione, perché quando Cutrone ha giocato dall'inizio un po' come Lautaro Martinez ha sempre fatto meno bene che quando è subentrato. Anche per l'età, per l'esperienza, per il modulo, per la coesivenza, per tutto un insieme di motivi. Per cui se si lascia crescere Dybala è stato un discorso diverso, era un giocatore che si poteva posizionare in mezzo, quando parlo di due anni fa. Invece Lautaro e Cutrone sono due giocatori centrali, hanno davanti due che hanno una carriera, che cioè, quando l'allenatore deve scegliere fra i due magari segna più spesso. Tra Icardi e Lautaro non c'è partita, ma oggi che invece c'è un po' di partita fra Higuain e Cutrone, il fatto è che tu scegli sempre Higuain.